Amici di Laurus Project, eccoci qui nel nostro spazio dedicato alle interviste. Oggi parliamo di bere, parliamo di un club nuovo, assolutamente innovativo, si chiama Bevo con Gusto ed è un nuovo club lanciato da Bere Italiano, un'azienda 100% made in Italy che vuole proprio valorizzare il buon bere, in particolare il buon bere italiano. E con noi stasera abbiamo il piacere di avere qui con noi appunto Sara Repetto, sommelier. Benvenuta, Sara. Ciao Laura, buonasera. Ciao. Piacere essere qui Allora, con voi. Sara, entriamo subito nel vivo. Parliamo di Bevo con Gusto, che è questo club degli intenditori del buon gusto. Quindi, quando parliamo di buon gusto, parliamo appunto di bere bene, di bere sano. E tu sei un'esperta in questo, perché sei appunto una sommelier. Ci puoi almeno dare qualche indicazione su come si diventa sommelier? Perché non tutti, no? Non, nessuna conoscenza. È comunque un percorso abbastanza lungo e impegnativo. Esistono diverse scuole, diverse associazioni in realtà, alle quali ci puoi iscrivere e superando i vari livelli, normalmente sono tre, si può diventare sommelier professionisti. Per chi è solamente un appassionato, ci sono altre tipologie di corsi molto più brevi, corsi più di avvicinamento al vino. Invece, per il percorso sommelier, alla fine si ha una panoramica mondiale per quello che riguarda vini e vitigni legati al nuovo mondo, al vecchio mondo, e l'abbinamento cibo-vino, sicuramente, la cultura del vino, il servizio del vino, come va servito il vino, dalla temperatura, al modo di conservazione. Quindi è veramente un percorso a 360 gradi. Molto Anche molto impegnativo, impegnativo, sì, esatto. molto impegnativo in termini proprio di studio. Effettivamente c'è veramente molto molto da studiare, soprattutto durante il secondo anno, perché il secondo anno in entrambe le associazioni è dedicato allo studio di tutte le denominazioni del vino, quindi tutte le DOC e le DOCG italiane più le principali denominazioni mondiali. Quindi il secondo anno è il più complicato, il più tosto, che richiede più tempo e più energia. Certo. E senti, tu sarai uno dei protagonisti delle degustazioni, appunto, che Bevo con Gusto lancia il 12, 13, 14 febbraio alle ore 19:30. Allora, spiegaci un attimo quale sarà il tuo ruolo in queste degustazioni. Sarà un ruolo principalmente di coordinatrice tra i prodotti presentati dal ristorante Cantina Piemontese in abbinamento ai vini della storica Cantina Salvano delle Langhe. Quindi racconteremo un po' della cultura piemontese in termini di prodotti culinari, in termini di prodotti vinicoli, quindi la tradizione principalmente perché siamo nella zona più classica del Piemonte. E racconteremo anche nello specifico proprio questa cantina. Ci sarà con noi il titolare, il produttore, e andremo a parlare di vinificazione, di vitigni, del perché abbiamo scelto determinati abbinamenti con determinati piatti. Quindi sarà un percorso molto ampio che ricoprirà anche il lato culturale. Un piccolo viaggio, visto che non ci si può muovere in questo periodo, un piccolo Esatto. viaggio attraverso il vino e il cibo della zona delle Langhe. Esattamente, infatti diciamo, i clienti, i nostri amici potranno appunto acquistare il box vino e il box food e riceveranno quindi a casa questi cibi e questi vini che sono proprio selezionati, quindi d'eccellenza. Sarà una cena appunto interattiva, quindi sono delle degustazioni che mixano un po' il virtuale con il reale, il virtuale perché siamo collegati in streaming, purtroppo perché non possiamo chiaramente vederci Certo. fisicamente, però saremo collegati in streaming e al tempo stesso però c'è la possibilità di degustare effettivamente questi prodotti. Senti Sara, un'ultima curiosità. Allora, ma parliamo di Piemonte. E tu hai qualche collegamento col Piemonte? O cioè, è una passione particolare?
Io sono piemontese, quindi proprio Piemonte è il mio DNA. Sono originaria di Gavi, questo piccolo paesino nella zona sud della regione, e la mia zona è molto conosciuta per i vini bianchi. Diciamo che la parte del sud di Piemonte è chiamata proprio l'isola bianca del Piemonte, perché a differenza della zona delle Langhe, che è molto conosciuta per i grandi rossi, in questa parte della regione troviamo i grandi bianchi piemontesi. Quindi diciamo che gioco in casa sulle prossime degustazioni, Esatto. perché poi sono Abbiamo chiamato i proprio miei vini. un'esperta con la passione ancora più forte a questo punto. Assolutamente, assolutamente. Le mie No. radici Esatto, sono esatto. E contano molto, non bisogna mai dimenticarsi delle proprie origini. Quindi non ti faccio assolutamente. descrivere i vini qui in questa occasione perché appunto andremo a scoprirli e poi avremo anche un'intervista con il titolare della Cantina Salvano. Quindi volevo però appunto dare la possibilità ai nostri ascoltatori di capire un po' di più, no? I vari ruoli che in questa cena appunto verranno giocati da persone esperte della materia. Quindi Sara, io ti ringrazio, ci Grazie a vediamo te. presto il 12, 13 e 14 e do appuntamento a tutti quanti appunto a queste serate. Prenotatevi perché i posti sono in esaurimento, prenotatevi a info@beritaliano.com. Grazie a tutti, ciao Sara, grazie, a Grazie presto. a voi. Ciao. Ciao.